I negoziati sulla pace in Siria cominceranno il 25 gennaio, senza rinvii. La conferma arriva dall'incontro tenutosi ieri a Ginevra tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano John Kerry. Mosca e Washington non parteciperanno direttamente ai colloqui, ma li sosterranno nella forma che riterranno più utile per il popolo siriano. I negoziati dovranno portare la scrittura dei compiti di ciascuna fazione nel periodo di transizione, a una nuova costituzione e a elezioni generali. Ma non c'è ancora chiarezza sulla delegazione dell'opposizione siriana. Mosca contesta la presenza di Jaish al-Islam, gruppo terrorista islamico sostenuto dall'Arabia Saudita e affiliato ad al-Nusra. La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rimane la base su cui procedere nella lotta contro Daesh, ma Mosca, che da ottobre ha effettuato 5.700 missioni aeree, colpendo oltre 10.000 obiettivi e liberando così centinaia di città, chiede un maggiore coordinamento fra le grandi potenze e accordi più efficaci rispetto all'attuale memorandum d'intesa, che riguarda solo procedure militari mirate a evitare incidenti. Lavrov ha ribadito che nessuna organizzazione terroristica potrà beneficiare di una tregua, perché la Russia continuerà a combatterle fino alla loro completa distruzione. Il giornalista venezuelano Ricardo Duran è stato ucciso in circostanze ancora ignote ieri alle prime ore del mattino, mentre stava uscendo di casa. Il giornalista, uomo immagine della TV venezuelana di Stato, fu uno dei giornalisti chiave nel racconto del colpo di Stato del 2002 contro Hugo Chavez. Jorge Rodriguez, leader del Partito Socialista Unito, sostiene che dalle indagini sull'omicidio emergerebbe trattarsi di un crimine su commissione. Questo omicidio è un tentativo di riportare il paese nella violenza e nell'instabilità, ha dichiarato Rodriguez. Insieme a lui, tutto lo schieramento politico a favore del presidente Nicolás Maduro lamenta il terribile episodio come un'aggressione contro la libertà di stampa. Almeno 15 persone sono rimaste ferite nel corso delle azioni di protesta nella capitale moldava Chisinau. Migliaia di manifestanti, sostenitori del Partito Socialista e della piattaforma civica Dignità e Verità, chiedono elezioni anticipate e protestano contro la nomina del nuovo premier, Pavel Filip. In Moldova, paese che ha firmato 2 anni fa un accordo di associazione con l'Unione Europea, le proteste si susseguono da mesi contro la corruzione e le istituzioni, accusate di insabbiare le indagini sul furto del secolo, la sottrazione di 1 miliardo di euro dal circuito bancario moldavo, pari a 1/8 del prodotto nazionale lordo del paese. Evidenti sono le complicità con alte sfere, e non solo in Moldova, per riuscire a nascondere le tracce di una tale mole di denaro. Più che al modello delle rivoluzioni colorate, la protesta moldava sembra dunque essere la reazione anti-occidentale e anti-europea ai giochi illusionistici della finanza globalizzata. L'elezione del nuovo premier, dopo mesi di stabilità politica, avviene ad appena 3 giorni dalla visita a Bucarest del vice segretario di Stato degli Stati Uniti, Victoria Nuland, secondo la quale la Moldova potrà contare sull'appoggio di Romania, Washington e della NATO, a patto che nel paese ci sia un governo con cui lavorare insieme. Ecco le immagini esclusive della distruzione di Homs.